non ha visto solo il paradiso. Per ben 7 volte è stata trasportata anche nell'inferno. E così confermo l'insegnamento dottrinale della Chiesa Cattolica che asserisce l'esistenza dell'inferno. E lei l'ha visitato come Santa Teresa d'Avila, San Giovanni Bosco, Santa Francesca Romana, i 3 bambini di Fatima. E vide anche molti responsabili ecclesiastici, con Giuda a capo, hanno tradito Cristo per mezzo del loro insegnamento errato, causando a molte anime la dannazione eterna. In un batter d'occhio mi ritrovai in una regione bassa, nera, fetida, piena di muggiti di tori, di urli di leoni, di fischi di serpenti, di tuoni fragorosi. Vedevo dei lampi sinistri serpeggiare tra un fumo denso. Grande montagna si alzava a picco davanti a me, tutta coperta una graspitagna, basilischi legati assieme, si agitavano, si contorcevano, ma non potevano liberarsi. La montagna viva era un clamore di maledizioni orribili. Vidi una moltitudine di anime e di demoni intrecciati con catene di fuoco. I demoni, quasi tori furiosi, schizzavano fuoco dagli occhi, dal naso, dalla bocca. I loro denti, simili a pugnali d'acciaio, mordevano le anime tra un clamore spaventoso di urli disperati. Nel fondo dell'abisso vidi un trono mostruoso, fatto di demoni terrificanti, capi dell'abisso. Satana ci sedeva sopra nel suo indescrivibile orrore. Satana vedeva tutti i dannati e questi vedevano Satana. Chiesi ai miei angeli quanto tempo dureranno questi supplizi. Mi rispose: per sempre, per tutta l'eternità. E le anime cadevano come pioggia.